Sono le 7:35, è venerdì 16 giugno e diamo un caloroso buongiorno a voi che ci state guardando in questo momento e ancora un più bel buongiorno a te Antonella. Un buongiorno a te Giacomo, un bellissimo buongiorno a tutti quanti voi che ci state seguendo da casa. Oggi è la festa del Sacro Cuore di Gesù, la vivremo insieme, tra l'altro giornata anche molto importante perché stiamo aspettando da un momento all'altro le immagini che ci arrivano dal Policlinico Gemelli, dove tutti quanti sapete è ricoverato Papa Francesco. Di qui a pochi minuti dovrebbero dimetterlo per far ritorno al Vaticano, ovviamente con i messaggi che ha ricevuto in tutti questi giorni, ma dovremmo esserci quasi per mostrarvi appunto le immagini delle dimissioni di Papa Francesco in diretta. Parleremo anche di uno degli ultimi cantori romani, Otello Felici. Non tutti conoscono questa figura, ma sappiate che ve ne innamorerete della sua fede e della sua musica. Si avvicina la giornata mondiale della gioventù 2023, quindi oggi insieme ad alcuni ragazzi che partiremo andremo virtualmente tutti quanti a Lisbona scoprendo anche come si sono preparati questi giovani giovanissimi pronti ad incontrare Papa Francesco. Ma come abbiamo detto è venerdì e il nostro venerdì non può far altro che iniziare con la lettura del Vangelo della Domenica per opera di Don Romano De Angelis. A te. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe». Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono primo Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò ordinando loro: «Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date». Grazie Don Romano, prego, andiamo ad accomodarci. Buongiorno a te. Buongiorno. Buongiorno nuovamente, grazie per questo venerdì insieme. Parroco di San Luca Evangelista a Roma, che cosa ci racconta la parola questa domenica? Rientriamo nella lettura del Vangelo secondo Matteo dopo aver concluso con la Pentecoste e le feste del Signore che abbiamo celebrato, la Santissima Trinità e Corpo e Sangue di Cristo. E rientriamo in una esperienza che ci tocca da vicino, perché Gesù guarda con amore la gente sfinita. Potremmo dire oggi, meno male, speriamo che si accorga anche di noi. Ed era sfinita perché non è tanto la fatica fisica quella che ci sfinisce, ma l'essere sbandati, non sapere dove andare, il sentirci un po' preda di tutti. È quello che oggi poi porta a tante trasgressioni che sono la ricerca disperata di un po' di sollievo, perché non c'è qualcuno che si prenda cura di noi. Allora, dalla compassione di Gesù, che è un verbo che viene indicato per esprimere le viscere materne di una donna che porta in grembo il proprio figlio, da questa compassione nasce la chiamata dei 12. Cioè Gesù chiama i 12 per dare loro autorità e liberare gli uomini da ciò che li domina, lo spirito impuro, inteso Dio è il totalmente puro, quello che impedisce la comunione con Dio, e le malattie, cioè i limiti umani. E nello stesso tempo Gesù li invia gratuitamente. Perché? La gratuità non è semplicemente il non dare lo stipendio. La gratuità, lo sapete voi in famiglia, la gratuità del papà e della mamma, la gratuità che si esercita nel volontariato laico e religioso,
ma Gesù parla di gratuità per indicare quella dimensione affettiva di amore, quel fare le cose con amore, non semplicemente per prestigio o per denaro. Siamo tutti bisognosi di avere un nostro compenso per la vita di tutti i giorni, ma la gratuità si esprime nel fare le cose con amore, nel prendere a cuore. Ecco, questa è la missione dei dodici che Gesù dà in risposta alla compassione per il popolo. Questo ci porta anche al fatto che, tu l'hai detto Don Romano, siamo rientrati in qualche modo nel tempo ordinario dopo quelle feste che ci hanno portato a scoprire la presenza di Dio in suo figlio in mezzo a noi, e non è un caso che proprio da qui ripartano i dodici apostoli, cioè ognuno di noi può sentire quella chiamata fatta all'esperienza delle feste appena passate. Sì, quella chiamata è per l'operaio e per il professionista, per il genitore, per il catechista, per l'uomo anche lontano da Dio che attraverso un'esperienza di gratuità, quando ci si sente amati, allora si è capaci di amare. Quindi è nella vocazione dell'uomo. Questa chiamata dei dodici non è per trovarsi il suo gruppetto e basta, ma è perché come il lievito e il sale, il lievito fermenta tutta la massa, il sale si scioglie e sala tutto il cibo, così i dodici possano dare la possibilità di scoprire che tutti siamo chiamati. E chiamati vuol dire la chiamata universale alla santità, va bene, ma la chiamata in che cosa si esprime? Che io con la mia vita, nella mia situazione, sono chiamato ad essere felice perché sono chiamato ad accogliere Gesù che mi libera e fa della mia vita un capolavoro. San Giovanni Paolo II diceva ai ragazzi: prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro. Mettere al centro quell'amore gratuito, mettere al centro quindi Gesù, ci porta anche a ragionare su quel Sacro Cuore di Gesù di cui si fa memoria. Ci porta a guardare nell'Antico Testamento, quando ancora il popolo di Dio era in cammino verso la terra promessa, quando si fa l'esperienza dei serpenti velenosi che indicano il veleno che ci buttiamo tra di noi, che è quello del diavolo, guarderanno a colui che hanno trafitto, fanno la misteriosa immagine del serpente di bronzo, chi è stato morso dal serpente, se guarderà il serpente di bronzo non morirà. Dobbiamo volgere lo sguardo a Gesù nell'esperienza e nell'espressione massima dell'amore, che è il costato aperto da cui nasce la vita. Gesù muore, esce sangue d'acqua, l'Eucarestia, il battesimo, la Chiesa, la vita. E comprendiamo che mentre il nostro cuore ha la funzione dell'autoconservazione, il cuore batte per farci vivere, il cuore di Cristo non è per l'autoconservazione ma per l'autodonazione. È il cuore che si dona, è il cuore che si apre, è il cuore da cui nasce la vita e che ci fa vivere. Noi stiamo per... ci arrivano notizie che Papa Francesco sta per uscire, quindi da un momento all'altro dovremmo vedere anche le immagini del Gemelli, e questo ci porta anche, Don Romano, alla festa di oggi vissuta in una comunità, ovvero noi stiamo gioiendo perché Papa Francesco ha vissuto il suo ricovero serenamente, lo ha fatto in mezzo ai sofferenti. Forse vedo qualche immagine, quindi è proprio l'ingresso principale del Policlinico Gemelli dove è stato ricoverato Papa Francesco ormai 10 giorni fa, mercoledì scorso, il 7 di giugno, dopo l'udienza che noi abbiamo seguito. Ed è bello che una comunità intera si riunisca intorno al proprio pastore, e in questa festa di oggi in cui celebriamo il Sacro Cuore, ovvero quell'organo che ci unisce tutti quanti e unisce anche il Figlio di Dio fatto uomo. Negli Atti degli Apostoli si parla di quando Pietro era tenuto in prigione e dalla comunità si elevava una preghiera a Dio. Ecco, il successore di Pietro è stato in ospedale e dalla comunità si è elevata questa preghiera perché dal cuore di Cristo potessimo attingere quell'amore che ha sostenuto il Papa in mezzo alle difficoltà, alle prove, e ha fatto sì che la comunità cristiana si riunisse intorno al dolce Cristo in terra, come diceva Santa Caterina.
La comunità poi si riunirà intorno a Papa Francesco a breve. Noi durante la mattinata parleremo della Giornata Mondiale della Gioventù e avremo come protagonista, e questa è anche una sorpresa che ci piace già annunciare, la tua parrocchia, i giovani, il viceparroco, insomma, che ci raggiungeranno fra pochissimo. E l'abbraccio dei giovani a Papa Francesco nella Giornata Mondiale della Gioventù è proprio quell'incontro dei giovanissimi con il pastore, la concretizzazione poi di quella chiamata anche di cui si parlava. Sì, e i giovani tutti, io posso parlare di quelli della mia parrocchia, aiutati da Don Thierry, sono davvero entusiasti di fare qualcosa insieme, ma di andare proprio a seguire quello che ci dice il Papa in una giornata, in un'esperienza in cui il Papa riesce, lui che è anziano e comincia a essere anche a malfermo, a dare un vigore a tutta la Chiesa, a sapere entusiasmare i giovani. Credo che siano pronti i tuoi parrocchiani, i ragazzi della tua parrocchia, capitanati in questo caso possiamo dirlo, dal tuo viceparroco Don Thierry, a cui diamo il buongiorno. Con le note buongiorno. Dell'inno della Giornata Mondiale della Gioventù. Una festa grande, grazie ragazzi per essere qui, grazie a Don Romano per averci portato la tua comunità e grazie a Don Thierry che tra l'altro ha preparato non solo loro ma 120 ragazzi, Don Thierry. Sì. Giusto, sono 120 ragazzi ed è una bellissima, sarà una bellissima esperienza perché con questo evento mondiale appunto abbiamo, è stata un'occasione per mettere insieme le varie realtà della parrocchia, le realtà soprattutto giovanili. Infatti in questo gruppo di 120 ragazzi ci saranno gli universitari, i ragazzi del post-cresima, i ragazzi del cammino neocatecumenale, quindi veramente sarà una bellissima esperienza. Sentiamo anche un po' alcuni dei ragazzi. Allora, passate il microfono a Marcello col colletto verde per sentire un po'. Per te sarà la prima. Quanti anni hai innanzitutto, Marcello? 18. 18 anni. Sarà la prima esperienza a una giornata mondiale della gioventù. Com'è stata la preparazione che vi ha coinvolto? Ah, per prepararci a questa GMG ci sono state fatte fare delle lezioni relative a dei brani del Vangelo su Maria, su questa fretta buona. Di andare ad annunciare a Elisabetta l'annuncio dell'angelo Gabriele. Dopo questa lezione era una costante fare una condivisione tra i gruppi di lavoro che erano diciamo divisi in base all'età. Noi credo che siamo pronti per mandare la pubblicità. Sì, nel frattempo. Sì, mandiamo la pubblicità e poi tornate qui perché abbiamo ancora da chiacchierare con tutti quanti voi e soprattutto, ve l'abbiamo detto, vediamo di qui a qualche istante Papa Francesco che uscirà dal Gemelli, quindi speriamo di vivere questa festa insieme tra un attimo dopo la pubblicità. Siamo pronti a partire per Lisbona con Don Romano, con i ragazzi della parrocchia per la Giornata Mondiale della Gioventù con Don Thierry e siamo anche pronti fra pochissimo a farvi vedere le immagini che dovrebbero arrivarci dal Policlinico Gemelli della dimissione di Papa Francesco dopo questa degenza. Ma ci eravamo lasciati proprio con la voce dei ragazzi su come si sono preparati, su come si stanno preparando e su come Don Thierry si preparano anche rispetto al tema di quest'anno. Maria si alzò e andò in fretta. Sì, io penso che sia molto attuale questo tema che è stato scelto per questa GMG e infatti abbiamo lasciato delle domande per provocare un po' i ragazzi riguardo questo evento così bello che non vedono l'ora, io penso. Ci sono tante frette che muovono i ragazzi, infatti gli abbiamo chiesto questo, che fretta vi muove oggi ragazzi, però vorrei che siano loro insomma e allora facciamo a rispondere così. Anche Miriam questa... c'ha il microfono, Marcello passa il microfono a Miriam, nel frattempo le immagini che vedevate vengono dal Gemelli, quindi ovviamente appena vediamo l'uomo vestito di bianco uscire vi daremo la notizia in diretta. Miriam, invece come vi siete preparati? Marcello ci ha detto la partenza è Maria che va di fretta, nel caso tuo come hai vissuto questo andare di fretta e soprattutto prima di tutto andare? Sì, in realtà ci stiamo preparando, cioè la cosa bella penso è che lo stiamo facendo tutti insieme, no? Attraverso appunto questi incontri che ormai facciamo da ottobre ogni mese e ci stanno aiutando tanto per sia unire il gruppo ma anche per prepararci proprio interiormente, nel senso che queste domande a cui si riferiva Thierry sono domande che stanno smuovendo qualcosa dentro di noi, quindi per proprio arrivare bene alla GMG anche portandoci cose da offrire al Signore veramente
in questa giornata mondiale della gioventù. Ma qual è la vostra fretta? Parlando di fretta, parlando delle domande che appunto vi sono state poste come provocazione, qual è la fretta che muove voi giovani, te giovane in particolare, Miriam? Se c'è una risposta, se c'è qualche cosa che frulla nella testa, perché poi magari non c'è una risposta, ma è la domanda che ci aiuta ad andare avanti. Penso che, almeno per quanto riguarda me, la mia fretta forse è la necessità di sapere cosa riserva il futuro per me, no? Quindi cosa devo fare della vita, cosa... Sì, la necessità di sapere, di forse voler controllare le cose quando effettivamente non è possibile, però sì, forse questo. C'è Don Romano che in realtà mentre tu parlavi scuoteva la testa come a dire effettivamente abbiamo un grande compito, immagino Don Romano, questo è quello che voleva significare il tuo annuire alle parole di Miriam. Perché in effetti si pongono delle domande anche sul loro valore, cioè quale sarà il mio futuro, ma io sarò capace, sarò all'altezza, come fare per essere felice. Stanno lavorando molto su questo e stanno scoprendo con l'aiuto di Don Thierry quello che in genere si chiama il discorso sull'autostima, ma che parte dal... Thierry parla molto della perla preziosa, cioè riconoscere la preziosità di ciascuno di noi. Per cui i nostri ragazzi che sentono le fragilità di ogni giorno, attraverso una catechesi scoprono di essere preziosi agli occhi di Dio. Cominciamo ad avviarci, a fare i bagagli per Lisbona con queste immagini e ritorniamo poi a parlare con loro, a sentire che cosa stanno mettendo nella loro valigia virtuale. Guardiamo. Amigo, le pregunto, ¿están dispuestos a decir que sí? Sean protagonistas, jueguen para adelante, patinen adelante, construyan un mundo mejor. Queste immagini si chiudono con una domanda, sei pronto? Giulia, passiamo a te. A te non è la prima esperienza di Giornata Mondiale della Gioventù, sei stata già a Cracovia, ma con che emozione invece parti questa volta? Cosa c'è di diverso? Allora, diciamo che la cosa diversa con cui io partirò sarà passare dall'essere educata all'essere educatrice. La GMG è stata sicuramente un'esperienza che mi ha cambiato la vita. Vedere questa immagine è stata un'emozione forte, mi ha riportato alla mente di momenti bellissimi passati insieme. E noi siamo partiti da Roma con il Pullman, quindi la GMG per noi non è stato solo i giorni di veglia con il Papa, ma è stato proprio un viaggio fatto insieme, un percorso di crescita fatto insieme. Ricordo in particolare i momenti vissuti ad Auschwitz, cioè per me è stata proprio... fortissimo, cioè è stato un momento di grande crisi di fede, ma anche un momento di grande conferma, perché il sacerdote che ci ha accompagnato in quel momento ci ha fatto capire veramente dov'è l'amore di Dio, ci ha fatto scoprire dov'è l'amore di Dio. E poi l'andare, l'incontrare i giovani per la strada è stato veramente bellissimo, cioè questi ragazzi che nonostante le diversità, nonostante le lingue diverse, nonostante il paese di provenienza diverso, parlavano tutti lo stesso linguaggio, ci si salutava, si ballava insieme. È stata veramente un'esperienza molto emozionante. Giulia, ormai è passato un po' di tempo da Cracovia, perché insomma
c'è stato anche il periodo, la GMG è stata posticipata perché era prevista per lo scorso anno. E che cosa ti sei, una volta che sei ritornata a casa, da Cracovia fino adesso, come hai visto cambiare te stessa? Cosa, se è sbocciato qualcosa nella tua vita, se ti sei portata dentro qualche cosa che poi, diciamo, si è prolungato in questi anni? Diciamo che i frutti della GMG ancora li sto raccogliendo. Io sono partita per Cracovia con molti interrogativi. Sono partita anche un pochino forzata dai miei genitori, perché stavamo vivendo una situazione a casa, avevo mio nonno che stava malissimo, quindi avevo paura di partire e di non ritrovarlo. E i frutti ancora li raccolgo oggi, perché ho scoperto veramente l'amore e da quel momento io mi sono messa a servizio della parrocchia. Vivo più in parrocchia che a casa mia. Don Romano a volte mi dice tra un po' ti metto in letto in parrocchia, ed è la verità, perché veramente ho scoperto un amore grande, un amore incontenibile che mi porta a servire, a mettermi completamente al servizio. Riesci a passare il microfono a Gianluca? Gianluca, tu invece stai facendo un percorso, lo stai facendo con Don Thierry, ci ha detto, vi ha dato delle domande da sviluppare. In questo percorso invece tu come sei cambiato? Allora, sicuramente le domande che ci hanno posto erano molto importanti, molto sentite. Ad esempio la fretta, e soprattutto una frase che mi ricordo che mi ha segnato e che ancora ora ci sto pensando è che noi giovani molte volte, soprattutto io, abbiamo troppi obiettivi. Vogliamo diventare magari come un calciatore di Serie A, come però anche il palestrato, quindi vogliamo essere tante cose, ma realmente, per esempio, Gianluca chi è? E quindi io mi sono molto interrogato, Gianluca chi è? E quindi piano piano attraverso questi incontri sto cercando di capire veramente chi sono. E spero che a Lisbona potrò capirlo realmente. Ed è molto bello fare un percorso, e anche se le domande, le risposte non arrivano, è sempre bello interrogarsi e magari un po' di più. Noi stamattina, diciamo, è giornata di grande festa, lo sappiamo, stiamo aspettando Papa Francesco che esca dal Gemelli, ed è festa anche per noi avervi qui, perché ci sentiamo parte della vostra parrocchia. C'è un'altra famiglia di cui tutte le mattine facciamo parte, ovvero il nostro meteo, quindi ci colleghiamo subito con l'Aeronautica Militare. Buongiorno al tenente Lucilla Milioni, a lei la parola per le previsioni di oggi. Grazie Antonella e buongiorno a voi e a tutti i nostri telespettatori. Il sistema nuvoloso che ha influenzato il nostro paese in questi giorni si sta finalmente allontanando. Infatti da satellite vediamo la banda nuvolosa dirigersi dalla Puglia verso i Balcani. Al suo seguito le nubi sono assenti, questo perché la temperatura e la pressione atmosferica risultano in aumento da oggi e per tutta la settimana che comprende il solstizio d'estate. Ma andiamo nel dettaglio partendo dal nord, dove ci aspettiamo un cielo sereno o poco nuvoloso. Solamente nelle ore più calde si svilupperanno delle nubi sui rilievi, che specie su quelli del Triveneto potranno dare luogo a qualche isolato temporale. Al centro e sulla Sardegna ampio soleggiamento, salvo locali annuvolamenti sulle Alpi Apuane, con piogge a tratti nelle ore centrali della giornata. Al sud e sulla Sicilia cielo irregolarmente nuvoloso, con piogge sparse e isolati temporali, specie su Puglia e aree tirreniche di Calabria e Sicilia, ma in netto miglioramento pomeridiano e con successive ampie schiarite. La ventilazione risulterà essere settentrionale, moderata al centro-sud, specie su basso Adriatico e Ionio, dove anche i mari risulteranno molto mossi. Infine, le temperature con massime in aumento, preludio questo di un fine settimana stabile e caldo. Bene, con questo ho concluso. Vi ringrazio per averci sentiti e vi saluto con l'augurio di una buona estate. Grazie mille a lei e a tutto il servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare per averci accompagnato in quest'anno. Una buona giornata. Siamo sempre in attesa delle immagini che ci arriveranno dal Gemelli per la dimissione di Papa Francesco. Ci siamo spostati al tavolo, fra poco ritorneremo da Don Romano, da Don Thierry e da tutta quanta la parrocchia di San Luca Evangelista in partenza
per la GMG di Lisbona quest'anno, che ci stanno raccontando i loro preparativi. Ma nel frattempo diamo il buongiorno al maestro Simone Baiocchi. Buongiorno. Buongiorno. Compositore e direttore di coro, con cui quest'oggi vogliamo aprire una pagina curiosa, interessante, storica e musicale al tempo stesso, perché vogliamo parlare, anzi partire da una figura che è quella di Otello Felici, per raccontare una professione, anzi quella che veniva chiamata la professione. Di che si tratta? Si tratta della professione romana del cantore di musica sacra. Era un impegno, una quotidianità, appunto una professione, cioè quella del cantore di cantare le lodi di Dio, quindi di svolgere il suo servizio nella liturgia delle basiliche di Roma. Era una vera e propria professione, perché Roma ha sempre avuto grandissime necessità, no, con tutte le sue basiliche da questo punto di vista, e soprattutto anche appunto perché essendo la sede del papato, la sede del papa, i cantori più bravi e più capaci poi andavano a far parte di quella che ancora oggi esiste ed è conosciuta come la Cappella Musicale Pontificia Sistina. E quindi io così conobbi Otello dietro una serie di circostanze, soprattutto in modo particolare grazie alla mia vicinanza con il maestro Domenico Bartolucci, che fu storico direttore del coro della Cappella Sistina, quando ci trovammo ad allestire alcuni suoi oratori composti da Bartolucci, che lui stesso veniva a dirigere, e lui volle che tra i solisti ci fosse Otello, proprio perché era solista nel suo periodo di direzione in Cappella Sistina, e quindi li legava una lunga parabola di vita vissuta insieme. È solo che quando noi facemmo questi lavori attorno al 2000, Otello era già avanti negli anni, ma nonostante questo manteneva ancora una grandissima presenza vocale, una grandissima professionalità, che era frutto appunto di una disciplina imparata sin da ragazzino, perché si tratta appunto di un'attività iniziata come fanciullo cantore alla scuola di San Salvatore in Lauro, la scuola Angelo Braschi, che era retta dai fratelli delle scuole cristiane, che si trovava per l'appunto nella piazza di San Salvatore in Lauro, ed aveva un'importante scuola cantorum, in quanto questi ragazzini andavano poi a fare servizio nelle basiliche di Roma, in modo particolare tra le voci acute di quello che era il coro della Cappella Giulia. Ci fa piacere anche dire che noi, quando diciamo che di buon mattino non siamo solo noi, ma anche voi che ci guardate da casa, che noi questo argomento, questo spazio, la figura di Otello Felici, la stiamo trattando proprio perché voi ci avete chiesto di farlo, ci avete scritto una mail, e noi abbiamo scelto proprio questa mail per poter trattare questo argomento, perché ci sembrava molto bello e soprattutto anche un qualcosa che ci fa capire quanto la musica sacra, la musica che si porta, tra l'altro ci hai spiegato, da bambini fino a diventare adulti e addirittura dirigere altri, è una preghiera fatta a tutto tondo, è una preghiera che si fa anche se si ha una fede di base molto grande. Le immagini che vedete alla mia destra sono delle persone, scusate se lo spiego, che stanno aspettando proprio l'uscita di Papa Francesco all'ingresso principale del Policlinico Gemelli qui a Roma, che vi abbiamo detto tra poco vedremo insieme, però è bello anche vedere tanta gente che attende il Papa, come lo ha fatto in questi giorni con le tante preghiere che sono arrivate proprio lì al Policlinico Gemelli. Perdonami, Simone. Prego. La preghiera cantata. Sì, oggi purtroppo abbiamo un'idea della musica che si fa in chiesa un po', forse un po' superficiale, abbiamo perso molto da questo punto di vista. Mentre si tratta di un'arte, ecco, questo è importante, deve essere un'arte, quindi bisogna cercare di offrire il meglio di sé, anche con semplicità, con i mezzi che si ha a disposizione, perché non sempre si possono avere grandi cantori o grandi cori, però anche nelle cose piccole, ecco, prepararsi, studiare, formarsi per svolgere questo che è un vero e proprio ministero, ecco. E quindi Otello ha iniziato questa cosa da ragazzino. Qui lo vediamo un attimo, ecco, vedo in queste immagini che scorrono, che sono state messe a disposizione dalla Fondazione Domenico Bartolucci. E vediamo un momento del 1999, aveva già 75 anni, momento della Passione di Cristo, musicata per l'appunto dal maestro Bartolucci. E Otello da ragazzino ebbe a che fare sin da piccolo con i più grandi musicisti del tempo, perché era solista nel coro della scuola Braschi, e spesso venivano chiamati questi ragazzi, i migliori di loro, all'Eyar,
quella volta c'era lei, non c'era la Rai, alla radio, e per svolgere i soli delle opere diretti da grandi direttori come Mascagni, Marinuzzi. Quindi lui iniziò a svolgere questa professione da piccolo, subito al fianco di questi grandi autori, grandi compositori. Poi non parliamo di tutti gli altri compositori di musica sacra, di Lorenzo Perosi, che conobbe personalmente e cantò sotto la sua direzione sia da ragazzino, poi anche da adulto dopo la muta della voce. Quindi tutta una grande professione che poi ebbe anche risvolti, diciamo così, profani, nel senso che i migliori cantori, e questo io lo racconto in questo mio libro che ho scritto. Infatti lo citiamo, si chiama Cantori Romani, Musica Sacra a Roma nei ricordi di Otello Felici, cantore pontificio. Ed è un libro in cui, un libro da dove emerge quell'odore di incenso e al tempo stesso quello spartito musicale che accompagna un po' la storia contenuta lì dentro. E lo stesso fatto che Otello Felici, uomo di fede, abbia portato avanti una tradizione, essendo lui stesso poi maestro, e maestro anche a casa sua e a titolo gratuito di coloro che potevano essere, portare avanti a loro volta. Sì, infatti io devo ringraziare anche l'editore Zecchini, insomma, che si è reso molto disponibile nel realizzare questo libro, perché io non sono uno scrittore di libri, sono principalmente un musicista, però se non l'avessi fatto io probabilmente queste notizie non le avrebbe raccolte qualcun altro. E quindi, come dicevo, per l'appunto, l'ambito profano, ovvero sia i migliori di questi cantori delle basiliche, venivano chiamati alla Fonoroma per la sincronizzazione delle pellicole cinematografiche, perché erano molto bravi, leggevano a prima vista e quindi si potevano in questo modo contenere i costi nei tempi di produzione. E lui doppiò anche pellicole importanti, per esempio le parti cantate di Dolittle Padre in My Fair Lady, ecco, è la sua la voce, e vari film della Disney, cartoni animati, Il Libro della Giungla e cose di questo genere. Quindi una grande professionalità che veniva riconosciuta anche non solo in chiesa ma anche in altri contesti. Noi ti ringraziamo, Simone Baiocchi, maestro e compositore e direttore di coro, per essere stato con noi, lo ricordo ancora una volta, Cantori Romani, per approfondire un mestiere così lontano nel tempo, ma che ci porta veramente a una musica fatta non solo per la Chiesa, ma messa al servizio di tutti. Grazie mille. Grazie a Simone Baiocchi. Grazie, per essere stato con noi. Andiamo in pubblicità, lo vedete, con gli occhi comunque puntati al Gemelli per le dimissioni di Papa Francesco, e dall'altro lato dello studio ancora pronto Don Romano con Don Thierry e tutti i ragazzi per partire per Lisbona dopo la pubblicità. Le immagini che state vedendo alle nostre spalle ci portano al Gemelli, perché quest'oggi il Papa verrà dimesso dopo la sua degenza, quindi stiamo aspettando proprio l'uscita di Papa Francesco. In audio sentite invece l'inno della GMG di Lisbona, GMG 2023, alla quale ci stiamo preparando. Beh, noi insomma ci prepariamo in un altro modo, ma sono i giovani che quest'oggi, direttamente dalla parrocchia di Don Romano e di Don Thierry, la parrocchia di San Luca Evangelista, questi giovani ci raccontano la loro preparazione, i loro desideri, la loro fretta, e l'abbiamo sentita un po' nelle domande che vi accompagnano, in quello che nel modo in cui vi siete preparati, nel modo in cui continuate a prepararvi. Continuiamo a chiacchierare un po' con voi. Leonardo, passate il microfono. Già ce l'hai, perfetto. Stavamo parlando prima della pubblicità, anche delle domande che vi hanno accompagnato e delle necessità, dei dubbi e della fretta che anima voi giovani. A queste domande che risposte stai dando, o che altre domande ti vengono in mente? Chiaramente la domanda è molto profonda. Questa domanda della fretta l'ho presa molto sul personale, perché effettivamente sono una persona che tenta di pianificare molto il futuro, di anticipare i tempi alle volte. Invece in questo percorso che dura ormai da mesi ho capito che devo prendere le cose più con calma, perché alla fine sono molti gli eventi che non possiamo controllare, che ci condizionano, e quindi alla fine diventa più una sofferenza per un giovane, diciamo, proiettarsi subito nel futuro, e conviene perciò lavorarci con calma, soprattutto perché ti rendi conto che vivendo più con calma vivi veramente, e non sei lì che vivi passivamente la vita, e questo è molto importante, perché altrimenti rischi di perderti, diciamo, delle cose importanti. Don Thierry, tu stai preparando questi ragazzi, di fatto vi state preparando insieme, perché immagino che sia un po' un processo di dare e ricevere, però anche per te non è la prima giornata mondiale della gioventù, non è la prima volta che parti, anche con ruoli diversi nel corso del tempo.
Certamente. Questa sarà la terza giornata mondiale che faccio. Sono stato a Madrid, Cracovia e appunto adesso a Lisbona. Quindi per me è stata una bellissima esperienza. E tra l'altro ero ancora seminarista, quindi per me, se dovrei dire la mia esperienza, è che queste giornate mondiali della gioventù hanno confermato la mia vocazione e questa è stata una cosa, un tesoro che custodisco ancora tuttora. Ho avuto delle conferme veramente forti durante questi momenti, perché l'incontro col Papa, penso, in mezzo a tanti giovani, milioni, stiamo parlando di milioni di giovani da tutto il mondo che stanno lì forse anche con una domanda simile: ma a cosa il Signore mi sta chiamando? Io penso che sia questo anche un po' il centro di questi eventi così grandiosi. E ringraziamo il Signore che nella Chiesa Cattolica l'abbiamo, ed è una ricchezza. E anch'io sono partito con questa domanda: a cosa il Signore, anche se stavo già in seminario, ma ho chiesto la conferma al Signore: tu che cosa vuoi che io faccia? Che è un po' la domanda che ha fatto San Francesco. Davanti a quel crocifisso. Davanti al crocifisso. Marta, mi rivolgo a te, ma pensando sia a quello che ha detto Don Thierry, sia a quello che diceva Leonardo prima. Leonardo ci diceva: io sono abituato a pensare alle cose, a organizzarle nella mia testa. Quello che siamo tutti quanti chiamati a fare è anche lasciarci sorprendere, lasciarci stupire rispetto al punto in cui è la nostra vita. Quindi io immagino che voi come giovani siate portatori non solo di freschezza, di novità, di rivoluzione, ma anche di desideri, di voglia di concretizzare, di voglia di far fiorire la propria vita. E al contempo però c'è anche una parte che è quella della sorpresa, del lasciare la possibilità che la sorpresa accada nella nostra vita. Allora, una cosa che ho capito, diciamo, in questo cammino e anche attraverso le catechesi, è che tocca sempre farsi trovare pronti alla volontà del Signore, no? E mai farsi sentire impreparati. E questa cosa mi ha aiutato nel farmi sorprendere ogni giorno per la sua volontà. E mi aiuta anche a superare effettivamente la giornata, no? Quindi sicuramente questa occasione di partire dalla GMG non soltanto ci lascia una sorpresa adesso, ma quando arriveremo lì e soprattutto poi quando ce ne andremo, perché ci lascerà un qualcosa, una sorpresa che sarà costante, diciamo, nelle nostre giornate. Quindi io credo che anche l'impegno, come ha detto te, dei giovani è quello di farsi sorprendere effettivamente ogni giorno. Quindi sì. Leonardo, tu là dietro, ti arriva il microfono? Ho detto bene, giusto? Emanuele. Okay. C'era un nome, dovevamo sbagliarlo stamattina. Emanuele, cosa ti aspetti da questa esperienza? Se abbiamo detto Marta ha aperto il suo cuore per lasciarsi sorprendere, come di fatto state facendo in questo percorso, tu cosa ti aspetti? Allora, io mi aspetto tranquillità, nel senso che comunque, specialmente, io sono un universitario, ok? Quindi la mia vita è basata essenzialmente sullo studio. Quindi il fatto di giungere alla GMG mi fa pensare anche a un momento in cui posso staccare, cioè rilassarmi, e anche un momento di vocazione forte, perché comunque io non ho mai fatto la GMG, quindi lo desidero veramente provare questa esperienza nuova e desidero anche che possa ritornare convertito. Passa il tuo microfono a Marcello, che ha rotto il ghiaccio prima e adesso ne approfittiamo nuovamente per darti fastidio. Però ecco, è un percorso che state facendo tutti quanti insieme a Don Thierry, fate tutti quanti insieme fra giovani. Fra di voi immagino che ci sia stato anche confronto in questo lungo cammino di preparazione. Cosa è cambiato fra di voi? Se qualcosa è cambiato, se avete avvertito che la qualità dei rapporti è differente? Ma sicuramente i nostri rapporti sono mutati in meglio grazie a questi incontri che, come ho detto prima, facevamo, anche perché facciamo un giro di esperienza alla fine di ogni incontro, attraverso cui scopriamo una sfera veramente intima dell'altro che appunto lega forte le persone vicine. E poi ci sono occasioni anche per incontrare membri di altre parrocchie o comunque chi proprio
non si conosce al meglio, magari quella persona a cui normalmente non si parlerebbe, ma che in quel giorno, in un certo senso, il Signore ti chiama a scambiarci delle parole. E questa cosa qui è molto bella, perché puoi arricchire l'altro come puoi arricchirti da solo, insieme agli altri, crescendo tutti insieme in un cammino comunitario. Don Romano, ascoltare i tuoi parrocchiani ci dà anche un po' il peso di quello che tu ci dici ogni venerdì. Noi ogni venerdì ci incontriamo e tu spesso ci racconti di esperienze vissute dai ragazzi della parrocchia, dai parrocchiani in generale, da Don Thierry. Vedere adesso concretizzarsi questo per noi è molto bello, ma soprattutto immagino per te sia stato un cammino fatto con gli occhi del papà che guarda da lontano i propri figli crescere, i propri figli costruire delle relazioni e talvolta anche portarle agli altri, mettersi al servizio. Siamo partiti dal Vangelo di domenica, quegli apostoli che gratuitamente hanno ricevuto e gratuitamente daranno, diciamo, possono essere testimonianti dai ragazzi dietro di te. Sì, come diceva adesso Marcello, io li ho visti crescere con il cuore di un padre e con la gioia di un padre, perché sono diventati non solo un gruppo di amici, ma una comunità vera, cioè vivere l'amicizia nel Signore, che ha fatto sì che diventassero contagiosi. Sono tanti i ragazzi in parrocchia, perché quella loro gioia, quella capacità di fare amicizia tira fuori dall'egoismo altre persone. Molti di loro sono coinvolti anche nel progetto della Game Room, che è un progetto CEI, l'unica parrocchia di Roma, ci sono 20 parrocchie in Italia, che è nato proprio con il fatto che durante il lockdown i ragazzi giocavano da soli con i videogiochi, la CEI li ha formati per poter dire venite a giocare insieme, e Gianluca è uno dei responsabili che costruisce comunità e amicizia anche attraverso questa realtà. Sarà un modo per scoprire e scoprirsi, però io sono curioso anche, Marta, passi il microfono a Miriam, di sapere che cosa vi mettete in valigia, perché vabbè, sicuramente vi metterete magliette fresche, il cappellino, protezione solare, mamme, papà all'ascolto, state tranquilli, ma come bagaglio umano, come voglia di mettersi in gioco, che cosa ti porterai con te a Lisbona? Io spero di portare a Lisbona tutti quei dubbi, no? Quelle domande, quelle ansie, quelle paure che effettivamente mi impediscono tante volte di essere contenta, di essere grata anche al Signore di tutte le cose che ho. E, sì, forse questo, spero di riuscire a offrirle al Signore e di dare anche una risposta a tante domande che tutti noi ragazzi penso ci portiamo in questa GMG. Marta, Miriam, Marcello, Leonardo, Emanuele, Giulia, Gianluca, ho saltato qualcuno? E allora, a voi tutti, una buona giornata mondiale della gioventù a Lisbona, buon viaggio, grazie a Don Thierry per averci portato la tua e la loro testimonianza, ma un grazie grande va a Don Romano De Angelis per averci accompagnato in quest'anno, dandoci sempre delle perle che ci potessero accompagnare non solo nella vita di fede, ma anche quella di buoni cristiani e onesti cittadini. Quindi grazie davvero di cuore, Don Romano, per quest'anno vissuto insieme. Lo facciamo, ragazzi, un applauso al Don, a Don Romano. A voi. È il vostro parroco, ma noi ce l'abbiamo che in prestito. Lo sentiamo anche un po' il nostro parroco, quindi ogni tanto il venerdì ce lo prendiamo in prestito. Grazie e buona Lisbona a tutti quanti voi. Noi ci avviamo per salutarci, per andare a TG2000 Flash e Santa Messa, ma vi ricordiamo che Mario Placidini, esatto, anche questo fine settimana vi porta in giro per l'Italia, vi porta a Vallinfreda in provincia di Roma sabato e domenica alle 12:15. Voi rimanete con noi, adesso diamo la linea al TG Flash alla Santa Messa, perché dopo ci sarà Don Mimmo Minafra che ci parla della canonizzazione di San Pio e poi Lidia Schillaci che ci porterà la sua musica, quindi restate con noi. Da questa mattina, fin dalle prime ore di Buon Mattino, ci siamo collegati con l'ospedale Gemelli. Le immagini che abbiamo cominciato a trasmettervi da stamattina erano proprio per le dimissioni del Papa. Queste sono le immagini che ci riportano proprio al momento dell'uscita di Papa Francesco. Lo vedete che sorridente e soprattutto accolto da tantissime persone intorno a lui. Lo si è visto uscire finalmente da queste dimissioni per poter ritornare finalmente in Vaticano e a Santa Marta, una degenza che è andata bene. Abbiamo seguito insomma
in questi giorni, anche con gli auguri di tutta Italia, di Mattarella e di tutte le persone che ancora questa mattina l'hanno accolto proprio all'uscita del Gemelli, Papa Francesco finalmente esce dall'ospedale. Assolutamente, noi alle 9:16 di questo venerdì mattina siamo anche pronti per ascoltare le dichiarazioni che ha rilasciato il chirurgo che ha operato proprio Papa Francesco al Policlinico Gemelli nel servizio che guardiamo adesso. Ha voluto ringraziare tutta la direzione, perché voi immaginate che quando viene qui il Santo Padre l'ospedale continua a lavorare, nessuno viene lasciato indietro, e quindi se non c'è una grande direzione che generale, il rettore, il presidente, il professor Elefanti, che hanno portato avanti la regia per non far fermare l'ospedale, ha voluto ringraziare il consentimento tutti quanti, tutti quelli che lo hanno assistito, e ha avuto anche un colloquio personale con un nostro collega che non sta bene, ha voluto proprio esercitare anche il ministero del sacerdote. È stato un momento molto toccante, oltre a quello che ha fatto nel reparto di oncologia pediatrica. Quali parole vi ha detto il Papa? Grazie. Solo grazie. E pregate per me. E sono ancora vivo, lo sapete. No? Il Papa sta bene, sta meglio di prima, adesso buon lavoro e io pure torno a lavorare. E così queste appunto le dichiarazioni del chirurgo di Papa Francesco. Tutte le informazioni, naturalmente ulteriori informazioni, le troverete all'edizione di TG2000. La nostra puntata invece continua. Io tra le mani stringo con tanta emozione per questo dono che ci è stato fatto stamattina a noi e a voi che ci guardate da casa, una reliquia che proviene dal guanto di Padre Pio, San Pio da Pietrelcina, perché oggi si celebra, oltre al Sacro Cuore di Gesù, anche la canonizzazione di San Pio. Questa la lascio qui. Noi ci spostiamo invece verso il centro del nostro studio, perché chi ce l'ha portata, chi ci ha fatto questo dono, è qui in questo studio. E come sempre grazie a Don Mimmo Minata, qui diamo il buongiorno e il bentrovato. Buongiorno a tutti. Grazie per il dono che ci hai fatto. Grazie a voi. Allora, con te stamattina trattiamo della canonizzazione di San Pio. Noi spesso parliamo di Padre Pio. Ci manca, non riusciamo a chiamarlo San Pio, perché anche se è una canonizzazione che non è avvenuta tantissimo tempo fa, in qualche modo era il 16 giugno 2002, per noi Padre Pio rimane il frate che tutti conoscono, il frate della porta accanto. Assolutamente sì, perché Padre Pio rimane un amico di famiglia. Considerate che i miei genitori lo hanno conosciuto personalmente. Tra l'altro c'è un episodio molto simpatico. Mia madre ricorda sempre che dopo la messa Padre Pio passò per salutare tutti i pellegrini. A un certo punto si rivolse verso di lei e le disse qualcosa di cui lei tuttora non ricorda. Allora ogni tanto dico: mamma, ancora Padre Pio ti ha detto che avresti avuto un figlio prete? Ma di questo non abbiamo mai parlato. Per cui sì, è vero, dire San Pio da Pietrelcina per noi sembra quasi una forzatura, perché sembra quasi mettere una distanza. Padre Pio è tuttora vicino a noi. E tra l'altro dalla Puglia da cui vieni è particolarmente sentito, è ancora di più forse uno di famiglia rispetto al resto d'Italia, dove comunque è già uno di famiglia. Sì, perché San Giovanni Rotondo è diventata una tappa obbligata, soprattutto perché da Bari partivano e partiranno tanti pellegrini per andare a Monte Sant'Angelo e anche al Santuario dell'Incoronata, che sono tappe molto care nel pellegrinaggio e nella devozione popolare della nostra zona. Per cui Padre Pio rappresenta uno dei punti di riferimento di questo pellegrinaggio. C'è un aspetto molto bello di Padre Pio. Padre Pio, possiamo dire che ha modellato anche la spiritualità mariana nostra, perché ogni volta che si pensa a Padre Pio, oltre all'ospedale, anche ai gruppi di preghiera, perché secondo me la principale opera di carità che Padre Pio ha svolto verso tutti i suoi figli spirituali e verso tutti noi è appunto quello di creare questi gruppi di preghiera, che sono davvero una vera forza spirituale per essere di aiuto a tutte le persone che hanno bisogno. In questa giornata, tra l'altro, in cui abbiamo assistito all'uscita del Papa dal Gemelli, ricordiamo anche che i gruppi di preghiera, proprio per volere di Padre Pio, hanno la loro sede all'interno di Casa Sollievo della Sofferenza, quell'ospedale a San Giovanni Rotondo voluto come opera di Padre Pio, proprio perché lui diceva: con la preghiera, eccolo, state vedendo la chiesa di San Giovanni Rotondo, poco distante da Casa Sollievo della Sofferenza, gruppi di preghiera, dicevamo, quel posto dove si cura
l'anima e il corpo, con la preghiera e con la medicina, ovviamente. Sì, in effetti, perché Padre Pio diceva non si possono chiedere sempre miracoli, dobbiamo imparare anche a dare sollievo, e in questo sollievo c'è la preghiera. Io da Padre Pio ho imparato molto da questo punto di vista, cioè noi sacerdoti, oltre al momento apicale che viviamo nella nostra giornata, che è la messa, la liturgia delle ore, ecco, esiste anche una liturgia, tra virgolette, feriale, che è quella della preghiera. In modo particolare, per quello che mi riguarda, parlo di me, il rosario, perché tanta gente si affida alle nostre preghiere. Quando le persone ti affidano un'intenzione di preghiera, mettono nelle tue mani la tua, la loro vita, le loro sofferenze, le loro speranze. E questo lo dobbiamo considerare davvero un grande gesto di amore che noi facciamo per le persone. Tant'è vero che io non lo nascondo, io spesso recito 3-4 rosari al giorno, e in questi rosari penso sempre a Padre Pio che pregava per le intenzioni dei suoi figli spirituali. D'altra parte, Padre Pio ha sempre impugnato il rosario, che ha definito l'arma, l'arma contro il demonio. E se pensiamo al giovane Francesco Forgione a Pietrelcina, che percorreva quel sentiero che andava a Piana Romana, aveva sempre nelle mani, fra le mani, certo, il rosario e quell'arma impugnata costantemente. Certo, l'arma più importante secondo me che Padre Pio comunque ha impugnato per intraprendere la lotta contro il demonio è stata l'obbedienza. Perché Padre Pio è un grande esempio di obbedienza, dove ci si affida alla Chiesa davvero come figli verso una madre, perché Padre Pio ha vissuto anche momenti molto particolari, anche molto tristi della sua vita di sacerdote, però lui sempre con fiducia, con amore, con obbedienza ha vissuto tutto questo. E credo che questo sia importante anche per noi, perché la virtù dell'obbedienza è importante, proprio perché ci riconosciamo figli guidati da una madre sapiente, che è la Chiesa. Noi prima abbiamo intravisto le folle del giorno del 16 giugno del 2002, quando San Pio è stato proclamato santo. Qui c'era un record di persone, non solo in quel momento, ma è considerato uno dei santi più invocati. Tu tra l'altro ci hai portato, la stiamo vedendo, io dicevo prima, un pezzetto di quel guanto e anche un fazzoletto. Sì, un frammento del fazzoletto, si dice intriso del sangue di cui lui ogni tanto purtroppo si doveva tergere, perché colava quel sangue. L'ho ricevuto questo da una figlia spirituale di Padre Pio, ma non posso dire altro perché ci tengono i nipoti a rimanere un po' nell'anonimato. E custodisco questa reliquia davvero come se fosse una vera e propria presenza. Il giorno della canonizzazione io ero a San Giovanni Rotondo con l'Unitalsi, ed è stato un momento particolarissimo, soprattutto il brivido che ci ha preso quando San Giovanni Paolo II ha letto il decreto di canonizzazione. Considerate che nel 1948 Giovanni Paolo II, all'epoca Karol Wojtyla, ha conosciuto Padre Pio per chiedere la grazia per una sua amica in Polonia. Per cui anche questa comunione di questi santi che sono passati in mezzo a noi è veramente un dono di Dio. Don Mimmo, noi ti ringraziamo non solo per la reliquia che ci ha portato in studio, ma ti ringraziamo per quest'oggi che sei venuto e per un anno che abbiamo passato insieme a te, per cui grazie davvero. Grazie a voi, soprattutto non solo per l'opportunità che avete dato a me, ma per la possibilità che tramite me mi date per tante persone che si affidano anche alle mie preghiere, per cui anche voi ci siete nel mio cuore e nelle mie preghiere. Il Signore vi benedica tutti. Grazie Don Mimmo. Grazie. E lo sappiamo che porti noi e tutte le intenzioni che ti abbiamo affidato qualche volta nel corso di quest'anno perché ci stai, ci guidi da lontano. Andiamo in pubblicità. Don Mimmo, buona estate. Buona estate. Grazie. E noi andiamo in pubblicità perché la musica entrerà in questo studio per salutarci nel migliore dei modi. Dopo la pubblicità, Lidia Schillaci. We'll be right back.
E per chiudere la stagione la chiudiamo in bellezza con la voce, con la musica di Lidia Schillaci. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Intanto sono felicissima di questa cosa che chiudiamo in bellezza, dai, è una bella cosa, sono veramente felice. Siamo contenti anche noi perché la musica ce l'abbiamo sempre nel cuore e ci piace soprattutto affidarci a chi l'ha sempre portata nel cuore, ha sempre avuto come compagna di viaggio la musica nelle varie eventuali della vita che capitano, quelle belle, quelle meno belle, ma comunque qualcuno di fidato che ti ha sempre accompagnato a partire da nonna. Sì, guarda, cioè la figura della nonna nella nostra famiglia è importantissima, cioè è proprio una l'albero, no? L'albero della vita, perché insomma ci ha seguiti tutti, me e i miei fratelli, ma proprio nella nostra famiglia è stata fondamentale. E le nonne secondo me sono preziose, bisogna tenersele tanto tanto strette, bisogna soprattutto passare più tempo con i nostri nonni, secondo me, perché sono delle anime che ci aiutano a capire tante cose, e la saggezza è importante poi, perché poi l'acquisisci tu andando avanti con l'età, con l'esperienza che fai nella vita, però loro ti danno quelle piccole cose che poi capisci piano piano, no? E le capisci anche dopo. Vedi nonna, c'aveva ragione. È vero, sì. Quel punto di partenza, sì. Che per te ha significato anche partire dall'alto, nel senso che la tua vita non è mai scissa anche dalla fede che ti accompagna nella musica e nella vita. Assolutamente sì, io penso che questo riscoprire cosa c'è dentro noi stessi, cioè oggi siamo in una società che sta andando troppo sull'esteriore, esteriore basta. Però coltivare quello che abbiamo noi dentro è importante, ma ce lo stiamo perdendo in realtà, e questa cosa non ci rende migliori, ma ci rende peggiori. Quindi e certe volte devo dire che mi fa un po' paura quello che stiamo passando e quello che sono poi le notizie che ti arrivano anche da quello che succede nella nostra società. E secondo me è proprio lo stare in contatto con noi stessi, trovare questa cosa anche nelle bellezze che ci dà anche la natura, che ci dà quello che abbiamo intorno, nel parlare con le persone guardandole negli occhi, capendo che c'è qualcosa oltre, è importantissimo. Ed è per questo che quando poi i The Sun, che è un gruppo appunto a cui siamo affezionati, che salutiamo, ti hanno proposto una cosa, tu ci hai pensato un pochino, perché cioè, questa è una cosa impegnativa e coinvolgente, però sì. A un certo punto hai detto va bene. Sì, perché guarda, allora con i The Sun è stata una cosa molto bella, perché diciamo che tramite un amico, sai le cose della vita, quando vai a fare delle cose anche perché senti di dover aiutare gli altri, quindi tramite un amico ho fatto delle cose a Torino per il Serming, insomma ho fatto un po' di attività musicali e poi ci siamo ritrovati con i The Sun e questa proposta è arrivata così, come un lampo al ciel sereno. Eccolo qua, 19 giugno, Alcamo, esatto. Sarà un'occasione, quindi sarà un'occasione bellissima, soprattutto di parlare ai giovani, perché è importante. Poi Oceans, che è stata tradotta in italiano, l'ho tradotta io insieme ai The Sun, insomma abbiamo fatto il riadattamento, è stata una cosa veramente bella, perché mi ha permesso di entrare davvero dentro me stessa e trovare le parole, quelle parole che certe volte fai fatica a dire, ma con la musica è tutto più semplice. E allora, se con la musica è tutto più semplice, ti chiediamo se ti va di raggiungere la nostra zona esibizione. Assolutamente sì, dove tra l'altro ti aspetta il maestro Stefano Profazzi, che ti accompagnerà con la chitarra per ascoltare il tuo singolo Il cuore che non ho. Grazie. Entra senza far rumore, torna e non lo vuoi, risale lungo i muri che hai costruito intorno a te. È incredibile l'amore, ti volti ed è già qui, e non puoi fare niente, entra e ti ruba l'attimo. Ora che ci sei, io voglio e non vorrei, apro gli occhi e poi li perdo dentro i tuoi, mi perdo dentro te. Non so dire più ti amo, ma non so se
te la mia solitudine, non so dire più ti amo, ma in silenzio lo dirò, se mi aspetti troverò il cuore che non ho. Vicino ancora a te, non so dire più ti amo, ma non so se riuscirò a difendere con te la mia solitudine. Non so dire più ti amo, ma in silenzio lo dirò, se mi abbracci troverò. Proprio ammutoliti quest'oggi per quest'ultima puntata col grazie, botto. Grazie col botti, a Stefano come, Profazzi, che è veramente un chitarrista meraviglioso. Complimenti. Ed è una dimostrazione del fatto che a volte per affrontare delle cose, come per affrontare questa canzone, bisogna mettersi, concertare un po' il tutto quanto, perché te avevi scritto questo pezzo, la musica di questo pezzo, ma hai avuto bisogno dell'autrice del testo, Marieva, per mettere insieme, per cesellare, per definire bene questo uragano che c'era dentro. Eh sì, perché le canzoni nascono da un'ispirazione che arriva da qualcosa dall'alto, secondo me. Cioè, nel senso che tu ti metti nella condizione, come in preghiera, no? Di stare a contatto con qualcosa che è al di fuori di te, e ci vuole infatti certe volte anche tanta solitudine per questo, nel senso fa bene, è una meditazione, è una specie di meditazione, quindi è questo contatto con se stessi è importante. Quindi con Marieva poi è stato bello perché abbiamo definito il filo rosso da seguire per trovare la strada, perché poi quello è, per trovare la strada e scrivere esattamente cosa si vuole dire con quella melodia, perché c'è sempre un pensiero sotto quando arriva prima la musica, per esempio, però ci sono sempre delle parole chiave. Guarda, alle nostre spalle è apparsa un'altra locandina, una locandina che ci porta alla tua prossima esibizione, sì, che è Futura di Lucio Dalla. Ci racconti velocissimamente, purtroppo è l'ultima puntata, non abbiamo tanto tempo, ma di che si tratta in Uomini in Orchestra Futura? Allora, cerco di essere veloce. Allora, intanto è stato un progetto che ho scritto ed è veramente un progetto che viene dal cuore, perché avevo l'esigenza di descrivere dal punto di vista femminile quella sensibilità che da sempre ha avuto questo grande artista che è Lucio Dalla, che però da sempre mi ha accompagnato quasi in tutti i momenti della mia vita, perché lui era un jazzista, io provengo dal jazz, e ho sempre amato questa poetica rivoluzionaria, questo modo di dire le cose fuori dal comune, arrivare dritto al punto, arrivare dritto al cuore, arrivare dritto alle cose. Quindi siamo tutte donne sul palco, e c'è una band di donne, c'è la Women Orchestra che sarà diretta dal maestro Alessandro Pipitone, e niente, quindi siamo lì e vogliamo assolutamente... Primo appuntamento, sì? Ci tengo, Castellammare del Golfo, che è la mia città. Siete invitati tutti, mi raccomando, venite perché è bellissimo, è un posto meraviglioso sul mare, il castello. Poi c'è Aci Bonaccorsi a Catania, poi abbiamo Petralia Soprana, uno dei borghi più belli d'Italia nel, sì, 2019 è stato definito, quindi, e poi tantissime altre date che insomma usciranno tra poco e comunicherò su tutti i miei social. E la primissima data invece ce la regala quest'oggi nel nostro studio, quindi raggiungi nuovamente. Evviva! Stefano Profazzi, Lidia Schillaci, Futura. Chissà
chissà domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così serio, rimani. Oh, i russi, gli americani, non lacrime, non fermarti fino a domani. Oh, sarà stato forse un tuono, non mi meraviglio, è una notte di fuoco, dove sono le tue mani? Aspettiamo che ritorni la luce, di sentire una voce. Aspettiamo senza avere paura domani. Sono veramente felice. Grazie di cuore, grazie a tutti. Grazie a voi per essere stati con noi, per aver chiuso alla grande con Futura, che sia un augurio. E invece, dando uno sguardo al passato, beh, è stato un anno lungo, è stato un anno appassionante. Vogliamo vedere insieme un qualche cosa di quest'anno? Eccolo qua. È giovedì 29 settembre, qua già stiamo faticando per voi di prima mattina, di buon mattino. Però voi sapete, io sono una buon gustaia, quindi vorrei far colazione con voi questa mattina e iniziare con una sfogliatella riccia. Così? Buongiorno, buongiorno, ma quando arrivo al caffè? Perché non sono abituata a quest'ora. Oggi si lavora, Alessandro, Luna, si è stancata, ci vediamo tra poco. Grazie, la chiamo io. Funziona quello, scusa ancora. Sì. No. No. Studio, ci hai portato in giro per tutta l'Italia, abbiamo visto dei pezzetti sottoterra, qualcosa da mangiare finalmente. Quello non è mancato mai, il cibo mai, anzi, abbiamo mangiato anche tanto. C'è un asinello dietro di noi, grazie. Ma quello è l'asinello, è il mio asinello cilentano. Beh, il Cilento, ma non solo, perché hai viaggiato in lungo e in largo, nello stivale, per tutta Italia, hai visto un sacco di posti, ma soprattutto, grazie, hai visto un sacco di persone. Le persone, guarda Giacomo, Antonella, gli incontri più belli, lo dico sempre, i posti sono tutti belli, non c'è un posto che ti rimane nel cuore, restano nel cuore le persone, gli incontri,
davvero ci sono delle persone che aprono, ti aprono il loro cuore, e credo che questa sia la cosa più bella, quando mi dicono: Antonella, Giacomo, la mattina ci fate compagnia, siamo meno soli. E questa è la ricompensa più bella, che ripaga anche di quei sacrifici, ritardi, treni, viaggi, che a volte è faticoso, sveglie, ma è tanto bello. Le sveglie devo sempre ringraziare Antonella che mi sveglia la mattina, l'abbiamo già detto l'anno scorso, e quindi questa senti, è la cosa ma c'è più un bella. Posto che ancora non hai visto, dove vorresti andare per la prossima stagione, per salutarci e dire magari ci ritroviamo a settembre lì? Guarda, in realtà ci sono tanti posti, certo. Tanti posti che ancora devo visitare. Sono stata tanto al sud, mi piacerebbe andare anche più al nord, nelle isole, ma l'Italia è talmente grande e bella che secondo me c'è ancora tanto da viaggiare, quindi un posto preferito non c'è. Vorrei andare ancora in tanti posti. Anche perché appunto c'è tanto da pedalare ancora, tanto esatto. Da marciare, tante persone nuove da conoscere, e soprattutto nei tuoi viaggi, incontrando quelle, facendo quegli incontri di cui ci parlavi, c'è anche modo di capire. Noi da qua dallo studio non vi vediamo, siete dall'altra parte dello schermo, vi sentiamo tante volte sui nostri social, ci scrivete, ma tu hai quella fortuna, quel privilegio anche di poter incontrare quelle persone che si svegliano ogni mattina e magari sapere che grazie, accendendo sul 28, riescono esatto. A avere un sorriso per noi, per te, esatto. È una cosa importante. Esatto, è bello proprio sapere che noi gli facciamo compagnia. Tante persone si svegliano con il vostro, il nostro buongiorno, ed è quella la cosa davvero che ripaga di tutto, che mi rende felice quando sono in giro per l'Italia, perché sento che gli facciamo compagnia, e quindi sono contenta. E noi non smettiamo di fare compagnia, assolutamente, vero, no, perché ovviamente ci ritrovate qui con il meglio di Buon Mattino da lunedì in poi. Poi tutte le mattine ci troverete con i viaggi più belli, le storie più belle, le persone più belle che abbiamo conosciuto e incontrato in quest'anno, talvolta anche le feste più belle. Continuate anche a scriverci, perché ovviamente lavoreremo alla prossima stagione, quindi se avete suggerimenti fatelo, perché noi continuiamo a leggerli. Ci vediamo ovviamente anche quest'estate, l'abbiamo detto, seguiremo in qualche modo la Giornata Mondiale della Gioventù, quindi di Buon Mattino continua. Noi ringraziamo tutti quanti. Il ringraziamento quanti. Esatto, grande, tutte le persone, quelle davanti alle telecamere, quelle dietro alle telecamere, tutti coloro che hanno messo mente, corpo, dedizione, lavoro, pensiero a questo programma che è arrivato fino adesso, e speriamo insomma che possa accompagnarvi per l'estate e oltre. Un grazie a tutti quanti voi, un grazie ad Antonella, un grazie a Grazia, un grazie a Giacomo, specialissimo proprio a voi che ci state seguendo, che ci accompagnate e che date un senso al nostro stare qui ogni mattina, e a voi che facciamo l'applauso più grande. Ci rivediamo lunedì con lo speciale di Buon Mattino. Adesso diamo la linea tutti quanti insieme al mio medico. Ciao, grazie a tutti quanti.